di luce, una luce che sicuramente non è possibile vedere ad occhio nudo. Perché? Perché il nostro occhio può vedere solo qualcosa di limitato nella gamma della luce. Abbiamo preparato una grafica che ce lo spiega meglio. I nostri sensi sono molto limitati e riescono a percepire solo una parte della realtà. La luce visibile è infatti solo una porzione dello spettro elettromagnetico. In questa fascia noi riusciamo a percepire i colori dal rosso fino al violetto. Subito prima ci sono gli infrarossi e subito dopo gli ultravioletti. Anche se non riusciamo a vedere queste lunghezze d'onda, ciò non vuol dire che non esistano. Molti animali, infatti, riescono a vederle. Vogliamo raccontarvi, prima di chiudere questo programma, un fatto che è capitato proprio a noi. Vi prego di prenderlo come una favola, un racconto che può rimanere nelle vostre memorie come proprio una favola, perché non abbiamo nessun tipo di appiglio scientifico per confermare quello che vi diciamo, ma i nostri occhi hanno visto qualcosa e le nostre emozioni sono state assolutamente vere. Crederci o non crederci dipende solo dal fatto che crediate o meno a chi vi parla. Allora, ci trovavamo qui a Torino e siamo andati a fare, tempo fa, un servizio in casa dei signori Provera per parlare di un torinese, di un uomo che si chiamava Gustavo Roll. Abbiamo ripercorso la sua storia e il dottor Provera era il suo esecutore testamentario. Volevamo da lui una testimonianza, volevamo ripercorrere la vita di quest'uomo. Bene, in casa Provera esiste una stanza dove Roll si riuniva con le persone che incontrava, era ospitato dalla famiglia Provera e talvolta faceva quegli esperimenti che tante volte sono stati evidenziati in molti libri, molte volte sono stati criticati, ma comunque incontrava queste persone. Io non ho mai avuto l'occasione di incontrare Gustavo Roll, ho cercato di conoscerlo e di farlo conoscere attraverso le testimonianze di chi invece ha vissuto con lui buona parte della sua esistenza. Bene, stavamo raccontando un episodio successo in una stanza dove c'era un tavolo lungo e stretto e ai lati due quadri, i quadri di una donna e quello di suo figlio. Il quadro della donna è esattamente quello che vedete qui adesso. È una donna giovane che ha avuto un lutto in famiglia, ha perso il figlio a cui naturalmente era molto affezionata. Durante uno di questi incontri era stato detto che questo figlio era stato avvelenato. Bene, secondo i testimoni, in quel momento questo quadro si è allontanato con un grande lampo dalla parete e all'interno della tasca di uno dei presenti, naturalmente riferisco quello che ci hanno detto i testimoni presenti in quel luogo, perché Gustavo Roll faceva mettere dei biglietti nelle tasche di chi assisteva a questi esperimenti, è comparsa una scritta in francese, perché questa donna parlava in francese e diceva: mio figlio non è morto per un avvelenamento, ma è morto per una grave infezione intestinale. Insomma, voleva sottolineare che suo figlio non era stato, e al tempo era molto importante, vittima di una congiura, vittima di un'opera cattiva da parte di chi gli era vicino. Questa donna si chiamava Teresa Rovere. Bene, abbiamo raccontato questa storia. Abbiamo raccontato questa storia e prima di andare via ho chiesto ad un nostro collaboratore, ad un operatore della RAI, Luigi Toninelli, di fare delle riprese. Qui questa sera abbiamo Gilda Provera, una dei padroni di casa, abbiamo la dottoressa, la signora Domenica Piazza Fenoglio e abbiamo Luigi Toninelli. Bene, sono tre persone che erano presenti in quel momento e che hanno visto quello che ha visto il sottoscritto. Allora, Luigi, parla tu, perché le altre due signore sono emozionate, raccontaci cosa è successo, perché tutto è nato da una tua frase. Sì, mentre eravamo in quella stanza a riprendere, guardavo dentro la loop della telecamera e a un certo punto ha attirato la vostra attenzione, perché si stava verificando una cosa perlomeno inconsueta. Insomma, la signora nel ritratto, all'interno del viewfinder, cambiava completamente espressione. Quindi l'immagine era cambiata. Allora, cosa abbiamo fatto? Siccome pensavo fosse una questione, perché la casa è molto particolare, diciamo, insomma, pensavo fosse una cosa di autosuggestione, ho chiamato anche voi per verificare o era una cosa di suggestione collettiva o se no era una cosa comunque inspiegabile. Allora, a quel punto noi abbiamo messo l'occhio dentro la telecamera
e abbiamo visto quello che ci aveva raccontato Luigi. Abbiamo visto Teresa Rovere che aveva un volto diverso. Noi abbiamo raccontato una cosa che probabilmente a questa signora, fosse stata viva, avrebbe fatto molto piacere. Avevamo chiarito la morte di suo figlio. Bene, abbiamo preso una macchina fotografica che avevamo lì, l'abbiamo inserita dentro il mirino di Luigi, abbiamo scattato una fotografia, sperando che quello che vedeva la telecamera potesse in qualche maniera rimanere anche dall'interno della macchina fotografica. E vi facciamo vedere adesso la fotografia che abbiamo fatto. Vi possiamo garantire che non c'è stata nessuna manipolazione. Vedete i numeri del mirino della telecamera, il mirino è in bianco e nero, quindi c'è questo effetto azzurrino, e vedete il volto di Teresa Rovere. È diverso, sta sorridendo. È incredibile. Un quadro serio, malinconico, una fotografia con un volto sorridente, immagini realizzate nello stesso momento. Abbiamo parlato di luce, abbiamo parlato di qualcosa che l'occhio potrebbe non vedere, abbiamo parlato di qualcosa che potrebbe esistere oltre la vita, abbiamo parlato di messaggi che forse arriverebbero dall'altra parte. Vi vogliamo salutare con una domanda: quale luce ha visto la nostra telecamera che i nostri occhi non hanno potuto vedere? Buonanotte. Di carta.